In quel momento è stata una scelta, così come ha detto lei, poi non mi piace parlare di formazione, io ho detto ai ragazzi che all'interno di questo gruppo ognuno avrà le proprie chance e ci sarà bisogno di tutti, noi dobbiamo formare un gruppo solidale, A compatto, livello della formazione, forte. dico, se proprio Cancellotti lo vede anche come Ma se ha centrale. giocato evidentemente sì, perché poi ha fatto anche bene. Galan è regolarmente a disposizione, ci sono delle influenze esterne di mercato, lo potremo vedere dal primo minuto. Galano è a disposizione, abbiamo parlato dopo un periodo in cui insomma, lui aveva altri desideri, adesso è pienamente con noi e quindi è un giocatore che anche se ha svolto una parte di lavoro insomma, in alcuni momenti a parte, è un giocatore che dal punto di vista fisico sta discretamente bene, ma soprattutto è importante che stia con noi. Mister, buonasera. Come arriva il Pescara in questa prima di campionato? Volendo, le chiedo una percentuale, se possiamo dire, insomma, rispetto, insomma, a quello che è stato fino ad oggi, 60, 70, 80, 50, insomma. Allora, inizio stagione non vale solo per noi, vale per tutti, squadre che stanno al massimo non ce n'è, ma noi stiamo bene, se per rispondere a questa domanda stiamo bene. Stabilire percentuali non è semplice, ma stiamo bene, che è un concetto molto ampio e stiamo ancora meglio rispetto alla gara con l'Olbia, che è stata la prima di Coppa Italia, questo è anche abbastanza normale. Io sono contento di come abbiamo lavorato, siamo pronti e stiamo bene. Può essere un rischio, tra virgolette, da parte di qualche, anche dell'ambiente, non dico di qualche suo giocatore dell'ambiente, un po' di sottovalutare questa partita. Guardi, le prime di campionato hanno sempre un sapore un po' particolare. Comincia un torneo, in questo torneo ci saranno delle partite che faranno classifica, i punti che si perdono non tornano più, per cui mi viene da ridere o da sorridere a pensare solo che qualcuno possa pensare cosa. La forza di una squadra si manifesta in campo e non attraverso le teorie oppure quello che magari gli addetti ai lavori dicono, si manifesta in campo e per quello che mi riguarda si accetta il confronto con le altre. Affrontiamo una squadra che è già rodata, che viene da una stagione l'anno scorso importante, che hanno mantenuto lo stesso impianto, ma questo non significa che avranno vantaggi su di noi, perché come ho detto prima, noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo bene, ho grande fiducia in questo gruppo, poi domani cominceremo a giocare, partite importanti, partite che faranno classifica, ho detto prima, i punti che lasci non torneranno più, abbiamo voglia, motivazione, determinazione. E sappiamo che in questo momento Pescara è anche un ambiente un po' così, fra virgolette, un po' particolare, perché c'è un po' di delusione, ma noi non dobbiamo fare caso a nulla e dobbiamo far rinnamorare i nostri tifosi, che sono sicuro quelli veri, passionali, non vedono l'ora. E noi abbiamo questo dovere, se noi riusciamo a fare questo, guardate che di conseguenza faremo tutto il resto, vinceremo le partite e faremo anche un buon calcio. Faccio un'ultima domanda, poi lascio i colleghi. Proprio a questo proposito, l'altro giorno diceva il presidente Sebastiani, vedo nella squadra, nello spogliatoio, un'aria nuova rispetto allo scorso anno. Vedo che c'è allegria, c'è armonia, questo è importante. Ma guardi, il calcio è semplice, c'è una società che stabilisce i progetti, i programmi, sceglie gli uomini per attuare questi progetti e questi programmi, parlo dei dirigenti, io ho questo ruolo, poi ci sono i calciatori che devono fare il proprio lavoro, poi ci siete voi che siete una parte molto importante, poi c'è la tifoseria che appassiona. Il calcio è semplice, ognuno deve stare al proprio posto, per carità, poi le critiche sono legittime. Quando si mistifica un po' nei ruoli, quando si prevarica e quando subentra un po' di anarchia o poco rispetto delle regole, può nascere qualche problema. Questo è un gruppo buono, sano, sono contento, ci sono ottimi calciatori e ci sono anche ottime persone, questo è molto importante. E poi magari qualcuno può avere avuto dei desideri di un tipo, di un altro tipo, pensare di fare un'altra categoria, ma il Pescara in C noi abbiamo il dovere di riportarlo nelle categorie che più gli appartengono.
Antonino. Scusa, no, ciao. Buonasera, mister. Rispetto agli altri, ad altre situazioni dove lei ha vinto, trova qualche similitudine di base con Abbiamo cominciato con i tempi giusti, era un po' di anni che non mi accadeva di lavorare, abbiamo cominciato per tempo, sì, abbiamo avuto qualche dispersione durante questo periodo di lavoro, giocatori che sono arrivati un po' dopo, ma ormai questo col mercato praticamente sempre aperto è quasi la consuetudine, questo ti sottrae qualcosa dal punto di vista del lavoro, però complessivamente secondo me siamo riusciti a formare un buon gruppo, il mercato non è ancora chiuso, sappiamo che servirà integrare ancora qualcosina, ma nel frattempo domani abbiamo una partita importante dove dobbiamo fare una prestazione importante da squadra, come poi dovremo continuare a fare sempre. È chiaro che giochiamo in casa, derby, non derby, avversario, non avversario, si comincia a giocare, giocheremo per il 3 punti, giocheremo per vincere, ma sappiamo che per fare questo avremo bisogno di fare una prestazione di un certo tipo. Allora mister, mi riallaccio a quanto dicevano i colleghi Paolo e Giancarlo per due considerazioni. Il collega ha detto dobbiamo riportare il Pescara nelle categorie che competono, quindi diciamo subito che l'obiettivo di questo campionato è andare in... Ma guardi, ma perché dobbiamo, cioè, non amo dire raccontare chiacchiere, cioè, cosa dobbiamo fare? Si potrebbero dire tante cose, anno zero, retrocedi, ricostruiamo, facciamo, diciamo, ma io anche se allenassi una squadra di bassa classifica giocherei per vincere o cercherei di trasmettere questo input, ma noi dobbiamo cercare di vincere questo campionato, ma partita dopo partita, perché nessuno stabilisce dei traguardi già a priori, partita dopo partita, la voglia che dobbiamo avere è quella di confrontarci quotidianamente in campo, e quindi ogni allenamento deve diventare come entrare in chiesa per qualsiasi giocatore, deve diventare un fatto sacro, significa lo sviluppo di una professione, avere voglia di migliorarsi, porsi degli obiettivi ed avere in mente questo senso di appartenenza e questo grande di rispetto per la maglia, per la città, per la società che rappresentiamo, che non deve mai venire meno. Quindi giocheremo per vincere, perché no? Perché tanto se dico il contrario voi che dite? Uguale, quindi accorciamo i discorsi. Ultime due da parte mia. Ha detto dobbiamo magari con qualche accorgimento integrare questo gruppo. Cosa si aspetta dalle ultime 72 ore? Ma lo sapete bene, non mi fate parlare di ruoli. I ruoli li sapete, quelli che sono un pochino scoperti anche per alcune situazioni, e poi ci servono anche alcune caratteristiche. Ecco, purtroppo si comincia a giocare, dico purtroppo, e poi il mercato si chiude dopo. Anche questa è una grande stupidaggine, perché poi non sarà così pure a dicembre, a gennaio, vabbè, le regole sono queste, noi le rispettiamo, però si potrebbe anche evitare, quando si gioca, è inutile continuare a chiacchierare. Okay. E l'ultimissima da parte mia, la formazione non parla, detto chiaramente, però se ci può dire dove ha dei dubbi o se c'è qualche ballottaggio che magari con la rifinitura verrà sciolto. In tutti i posti il messaggio che cerco di trasmettere al gruppo e che ho trasmesso e continuerò sempre a farlo, che tutti devono essere utili, ma nessuno di noi è indispensabile. Significa si gioca per l'obiettivo comune, che è quello della maglia. Poi è chiaro che ci sono gli obiettivi individuali. Da parte mia io non mollerò mai nessuno, non farò mai scelte definitive. Aspetto sempre le risposte dagli allenamenti, dal rendimento di ogni giocatore. E di certo nelle squadre che ho allenato non ci sono mai stati titolari e riserve. Ma sapete perché? Perché si creano gruppi di uguale valore, è perché nel corso di un campionato per fare bene hai fondamentalmente bisogno di tutti, per cui io per abitudine coinvolgo sempre tutti e i ragazzi sanno che nessuno ha il posto così per diritti acquisiti, i diritti si acquisiscono e questo è fondamentale. Mister, allargando un po' il discorso al campionato, a questo girone, molti sostengono che questo campionato, questo girone è cucito addosso al Pescara in maniera particolare, più di qualche addetto ai lavori lo ha sostenuto in questi giorni. Possiamo dire che
potrebbe crearsi anche una frattura fra quelle 3-4 squadre che sulla carta sono le migliori, parlo di Pescara, Entella, Reggiana, Modena, Siena e il resto. Condivide questa analisi? No, perché sa cosa penso? Che tutto questo viene stabilito in teoria, a priori, e fa parte anche del vostro lavoro e dei commenti che fate e delle vostre analisi, per carità. Però da uomo di calcio so che soprattutto in queste categorie, ma anche in categorie superiori, forse la A è un campionato in cui i valori teoricamente e praticamente sono già più consolidati. Si sa chi giocherà per non retrocedere, si sa chi giocherà per vincere, più o meno c'è un gruppo di squadre, ma in C no, in C guardate siamo proprio fuori tema, in C è tutto... Tutto viene messo continuamente in discussione, perché serve essere forti, organizzati, avere contenuti tecnici, serve essere forti dal punto di vista agonistico, serve anche essere duttili, perché non sempre si trovano dei campi dove i contenuti tecnici si possono esprimere. Servono tante facce, per cui proprio per questi motivi qui di posizioni stabilite a priori io non ne ho mai viste. Perlomeno può succedere, ma poi ci si può sbagliare anche profondamente. Allora, puntare un attimo il discorso sull'aspetto ambientale. La piazza, come lei immagina, è un po' depressa dagli ultimi risultati, però c'è stato questo segnale degli ultras che domani si torneranno allo stadio. Come si può trascinare il pubblico pescarese, che lei ovviamente è nuova, noi lo conosciamo bene, cioè, quando si infiamma può diventare un valore aggiunto? Ho già detto tante volte, come si può trascinare? Con il nostro impegno, con la nostra moralità, anche da un punto di vista estetico, ma estetico è partire, le dobbiamo giocare per vincere, dobbiamo giocare bene, se le giochi bene e acquisisci meriti in campo è molto probabile che queste partite le vinci. Questo non è che possiamo pensare di riconquistare i tifosi vincendo le partite col tiro sbilenco della domenica e basta, dovremmo legittimare in campo, abbiamo lavorato per questo. C'è una tradizione di tridentisti, per dare la parola da Galeone a Zeman, adesso lei, quindi siamo in linea. Dobbiamo giocare bene a calcio e fare punti, giocare un calcio che sia organizzato, che sia corale e che sia produttivo. Poi l'atteggiamento dei tifosi sarà una conseguenza di quello che noi faremo, ma io sono convinto che noi faremo bene e il nostro atteggiamento sarà giusto e contribuirà a creare loro e a far ritornare entusiasmo e passione, di questo ne sono convinto. C'è qualcosa sull'Ancona dal punto di vista? Ho detto prima, è una squadra che è consolidata, una squadra pericolosa, anche bene organizzata, perché non ti dà punti di riferimento, una squadra che accetta il confronto, una squadra che ha un dei buoni contenuti, è un avversario subito temibile, ma detto questo sappiamo che poi la partita la dobbiamo giocare in campo e noi siamo pronti, ecco. Va bene, no, volevo chiedere soltanto la formazione, ovviamente giusta, no. Ma se manco la so manco io, quindi le disponibilità so. Tipo Ingrosso, Illanes, ci sono. Illanes ha recuperato, Ingrosso è già da un po' di tempo con noi. E basta. Si pensa? Ogni gara noi resetteremo sempre tutto, tirando le somme di quello che è stato e valutando sempre il percorso settimanale. Quindi ogni settimana c'è, cioè, la formazione, nessuno può essere sicuro. Ma perché non la so neanche io? Come non la so neanche io. Aspetto suggerimenti di notte. No,